Buongiorno, stamani ve lo diamo in macchina, siamo in gran ritardo. Non è di nostra natura fare ritardo, però stamattina siamo in ritardo, quindi non c'è stato tempo Abbiamo fatto quei miliardi di cose, però ne abbiamo fatte tantissime. Ho anche ripristinato la macchina perché veramente dopo tutti questi giorni ne aveva bisogno di una cosa fatta bene. Comunque, direzione Sant'Antioco, dove incontreremo due ragazzi e poi vi spiegheremo. A dopo, ciao. Ciao. Mangialo tranquillo. Allora, loro sono Francesca e Alberto, i ragazzi che vi abbiamo detto in macchina. Quindi ora Francesca ha portato anche un regalino a Teddy, ma sai, lui deve avere il consenso per mangiare, lo puoi mangiare. Bravo. Ecco, ora è contento. Quindi dove ci portate ora? Adesso andiamo al villaggio di Caposperone. Bene, a noi questo chissà ci piace. Andiamo. Comunque loro sono proprio forti, ci hanno raggiunto qua, però non sono qui del posto, però ci siamo sentiti e abbiamo trovato questo accordo di vederci e ci fanno visitare un po' queste zone. Francesca e Alberto, andiamo. Noi si seguono, vediamo dove ci portano. Sì. Anche avere la fortuna di incontrare persone come loro, come quelle che abbiamo incontrato fino ad ora, che ci portano a vedere delle cose un po' diverse, che magari da soli non avremmo mai trovato. No. Questo qua è un villaggio. Tipo un complesso di case. Ora vediamo se si trova il modo. Segni un po' di territorio? Sì. Sembra di essere sulla luna qua, eh? Esatto, sto proprio a luna, quasi luna, vabbè. È strana però come cosa che sia stata abbandonata, cioè in un posto così della Madonna. Tante robe, se di pomeriggio ci spostiamo un attimo e andiamo verso la zona della questa parte dove volete andare voi. Facciamo vedere altre due strutture abbandonate che dici non è possibile che l'abbiamo abbandonata. Tipo villaggio turistico. Ma poi ci sono dei profumi. Tieni che qua vedo dentro com'è. Strana come cosa. Comunque i colori della Sardegna sono una cosa fuori dal mondo. Sì, sono micidiali. Poi questa parte è l'inizio della parte della Costa Verde, cioè da Sant'Antioco in su, che sarebbe questa parte qua, sì. È tutta la Costa Verde. E noi siamo il mio tatuatore sarà contento perché lui è di Sant'Antioco. Allora. Qua c'è l'ago, eh? Thank you.
sì, ma questo qua era proprio un villaggio, tipo, oppure un resort, quelle cose così. Ma dite che è overbooking o si può prenotare? Io, secondo me, è overbooking. Sì, ma tutta la vita, qui esaurito tutto, perché ci è rimasta, vabbè, ci è rimasta tutta una stanza di sopra. E che comunque ci sono anche poi i taxi, quelli speciali, a dire piante. Sì. Oh, ho voluto un passaggio, quello c'era. Aia. Qualche rametto. Qualche rametto, sì. Comodo, no? Diciamolo, eravamo un pezzettino, eravamo sfaticate, però era un pezzettino qui nel più. Comodo? Comodo? Assolutamente. Oh. Io ci viaggerei anche. Allora, i due principali stili di coltello, perché poi ce ne sono tantissimi, non solo due, ma le due famiglie principali sono arburesa e patatesa. L'arburesa, che è come questa, la lama alla pancia. Ok. Mentre l'altro tipo invece è molto più dritta qua e ha diciamo un taglio molto più fine. E qui pollenti entrambe servono per lo stesso scopo, ovvero tagliare i cibi. Però sono tradizionali. Tradizionali di due zone diverse. Una è proprio di patata, patatesa, e invece questa è di arburesa. Arburesa. E sono proprio due stili diversi. Poi questa, regalata dal nonno di un amico più di 20 anni fa, è la versione povera, perché questo è legno e non è osso. Okay. Solitamente questo sono è fatto in osso. E questo invece ha gli intagli, perché l'ha fatta in casa, è fatta dal nonno di un amico di Sant'Anarresi, è un grandissimo amico che non vedo da anni, c'è Roberto, non ti vedo da tempo. E quindi questa praticamente è la versione arburesa, che io preferisco, ma è un gusto personale. E comunque sei stato incosciente alla fine, no? Quindi ci vuole anche quella paura, perché se la vinci è quella cosa che ti dà, quella l'adrenalina, no? Che ti serve. Vero. Momento proprio di discorsone, eh? Davanti alla salsiccia, il pecorino, le olive e il pane. Con Teddy. Teddy che è qui, che l'elemosina e la birra fresca, ora la prendiamo. Basta l'elemosina a roba, Teddy, su. Amore, dai un bacino. Dai un bacino a Francesca. Dai un bacino. Vieni, se mi dai un pezzo di formaggio subito. Poi va. Vai! Namo? Si va, ci siete? Ci siamo! D'altra parte, i nostri amici sono differenti, sono come noi. Guarda là dove montano. Ovunque. Non ci ferma nessuno. Ora lo facciamo perché è un percorsino secondario, è giusto Frances? Alberto, ci sei? Ci siamo, dateci Teddy, lo vogliamo qua sotto. Ehi, Teddy no, Teddy, monta. Guarda, là si è calmato un po' anche il vento, Infatti così non mi spegne. Ma perché piangi, Teddy? Perché vuoi scendere, Che domina la mente. Non si sa per quale svariata motivazione, ma forse stiamo arrivando al posto che guardavamo prima. Sì, esattamente. Ce l'abbiamo fatta e non si sa neanche per come, perché. Comunque mi sa che arriviamo, Sì. Buono. Ci vogliamo fermare qua? Certo. Come vuoi? Andiamo a vedere. Decidete vosotros. Decidete voi. Andiamo a vedere però lassù, già che ci siamo. Andiamo lassù. Dai, ci sto. Sempre più in alto. Sempre più in alto. Andiamo. Vai. Uno dice, perché no? Tornate dalla Sardegna bianchi. Perché si fa tutto tranne il mare qui, mi sa. C'è un vento che fa da poco, è fighissimo. Ma
guardate che figo. Cappello, purtroppo. Questo com'è che veniva chiamato il fa no, il semaforo. Il semaforo di Capospina. Tenersi il cappello, c'è un vento pazzesco, infatti si sentirà anche. Speriamo si senta, no? Non lo so, a vedere di là fare una cosa bella. Le Tomus de Janas sono una cosa simile, però non naturale, creata dall'uomo. Però questa vi assomiglia molto come questa è bella, Questa penso che sia naturale, che sia proprio classica. Che buchi. Mi sa che noi eravamo lassù prima. Noi eravamo là, sì. Bello. Andiamo, Teddy. Comunque questi sentieri qua ci piacciono a noi, eh? Sì, però volevo dire una cosa, perché mi prometto una cosa. Noi si riesce sempre, o in macchina, o a piedi, o da soli, o in compagnia, l'abbiamo trascinati, questo glielo devo dire, ragazzi, a perderci. No, a perderci. In realtà noi si stava cercando questa grotta delle sirene e l'avremmo anche trovata. È solo che da qui ora dobbiamo proseguire un pezzo a piedi, che è una camminata non indifferente, bella, che non che non la vogliamo fare perché siamo sfaticati, intendiamoci, non abbiamo i tempi, purtroppo si vive con i tempi, e noi per le 7 l'uscita del nostro video, ormai tappa fissa da un po' di tempo a questa parte, alle 7 dobbiamo essere in un posto dove dobbiamo trovare che ci sia il campo, c'è poco da fare. È brutto da dirsi in queste situazioni, però, in questo panorama tra la natura, che si cerca il campo del telefono, sarebbe da spengere tutto, vivere il luogo dove sei, però se le volete vedere queste cose, a un certo punto bisogna anche cercare il campo del telefono. Fermo. Oh, ma in che posto ci avete portato? Allora, questa è la strada di Connessa, siamo andati anche a Playa Gemeso, che sono divisi in 5 parti diverse, tra cui Playa Gemeso, Punta Serena, Porticello.